Ciao amiche e amiche biancocelesti da Scar, eccoci qua il giorno dopo una grande vittoria con l'Inter. Se avete piacere iscrivetevi al canale, altrimenti fatemi sapere perché non vi piace, sempre per migliorarmi, insomma. Io vorrei un attimino partire. Le pagelle, come sapete, le metterò alla fine tutte in sequenza, però vorrei fare solo una considerazione sull'atteggiamento sia arbitrale che poco professionale dei giocatori in campo di ieri. È stata una partita, secondo me, dove la Lazio ha strameritato la vittoria. Ci sono stati due rigori che ai fini del regolamento c'erano, ma ai fini del buon senso e del calcio, come lo conoscevamo fino a pochi anni fa, forse non avrei dato. Quindi diciamo che proteste per i rigori, anche qualora ci fossero, possono considerarsi annullate, insomma, visto che è stato bilanciato l'esito con un rigore per parte che poteva starci e non starci. Tra l'altro segnati entrambe, quindi, entrambi, quindi poche chiacchiere su quello. Rimango un po' scosso dall'atteggiamento invece dei giocatori dell'Inter, soprattutto, non perché sia sbagliato adirarsi dopo un gol subito, quello del 2-1, con un giocatore a terra. Probabilmente noi laziali avremmo fatto lo stesso a parti inverse, però vanno anche considerati altri fattori. Qui mi aggancio un po' all'ultimo video anche della Casa dei Falchi, dove ha per l'appunto sottolineato cosa sia il fair play e cosa sia invece il buonismo, andando a stringere Di Marco che cade a terra per una, secondo me, spallata, insomma, chi ha giocato a calcio riesce anche a comprendere l'entità di quello scontro e riesce anche a capire subito che non sta né in cielo né in terra, che stai a terra morto per quasi 6 minuti. Oltretutto, resuscitato Di Marco quando c'era da protestare, tra l'altro. Io non so se l'avete notata questa cosa, o se solo io l'ho vista. Quindi, insomma, il fair play sta anche in questo, no? Nel non fingersi morti come fanno gli armadilli. Non ha senso, perché comunque, soprattutto in una situazione dove l'arbitro aveva concesso il vantaggio, giustamente sfruttato dai giocatori dell'Inter, e come ha detto il nostro mister Sarri, ci ha legittimato nell'andare avanti, nel proseguire la nostra azione. Soprattutto, come ho detto nella live di ieri sul canale Mille Bandiere, vi lascio il link qui sopra per vederla se volete. Soprattutto in una situazione in cui eravamo comunque in minoranza in fase offensiva, perché al momento che Felipe Anderson butta la palla in rete, se non erro, ci sono 4 o 5 giocatori dell'Inter contro Immobile e Felipe Anderson. Quindi è un discorso che proprio cade, secondo me, legittimato poi dal 3-1 su assist di Luis Alberto e colpo di testa di Milinkovic. Quindi non capisco onestamente tutti i vari messaggi sui social di insulti ai laziali. Sempre come dice Davide della Casa dei Falchi, comunque se c'è uno che poteva e aveva il potere di fermare il gioco era Irrati. Se non l'ha fatto, evidentemente, esattamente come i giocatori della Lazio, anche lui ha giudicato irrilevante il contrasto tra Leiva e Di Marco. Quindi, comunque, se ve la volete prendere con qualcuno, prendetevela con lui. Certo, noi invece ce la dovremmo prendere con la mancata espulsione, secondo me, sicuramente di Dumfries o Danfries, non ho capito ancora come si pronunci quel nome, che insomma ha tenuto per il collo praticamente Felipe Anderson. Non è stato nemmeno
Nemmeno espulso per doppia ammonizione, insomma, un cartellino giallo e passa la paura. Uguale Lautaro che ha passato 6 minuti col dito puntato in faccia a Felipe Anderson, che alla fine ci porta tutti a chiederci come mai il nostro mister fu espulso e squalificato per 2 giornate a Milano per aver semplicemente detto mi devi portare rispetto a un giocatore. E poi si verificano questi scempi, questi scempi sportivi, perché è stato uno scempio veramente sia a livello professionale. Rimarcato poi dall'espulsione di Luis Felipe, dove Correa ha reagito in maniera veramente incomprensibile, tanto da provocare in Luis Felipe un pianto più per, secondo me, il loro rapporto fraterno, no? Di amicizia e non tanto per l'espulsione in sé, ovviamente. Comunque, detto questo, su questo fatemi sapere la vostra nei commenti. Io, come sapete, cerco di affrontare le cose in maniera più sportiva possibile, quindi non ce l'ho con gli interisti o con i tifosi, però forse a freddo sarebbe bene rianalizzare il tutto, come ho fatto io rivedendomi l'intera partita, e cercare di capire che alla fine la vittoria era più che meritata. Ora cercherò di essere breve, vado reparto per reparto, poi vi lascerò i voti, voi mi direte come sempre quale sarà il vostro migliore in campo e il peggiore se volete. Reina bene, è stato impegnato in realtà una sola volta dove si è dimostrato pronto con i riflessi, ha buttato fuori la palla con la mano di richiamo su una botta di Perisic. Quindi molto bene. La difesa, i due centrali sono stati impeccabili. Patrick, qualche sporcatura tecnica e qualche rischietto di troppo se lo è preso, ma Luis Felipe è stato imperioso. E siamo stati molto bravi su tutti i cross. Abbiamo quasi sempre, anticipato gli attacchi anti-interisti. Oppure comunque, abbiamo reso i cross sterili in qualche maniera. Quindi, sotto questo punto di vista, ho visto una difesa molto, molto più attenta che in altri frangenti. Sarri forse ha calcolato il rischio di dover lasciare campo troppo agli esterni, soprattutto nel primo tempo, spazio esterni dell'Inter. Facendo stringere forse un po' troppo i terzini per evitare di più le imbucate centrali, perché il pericolo maggiore forse derivava proprio dai tre centrali di centrocampo dell'Inter che tutti conosciamo. Brozovic, ad esempio, ha fatto una partita secondo me stratosferica e quindi grande giocatore. Abbiamo rischiato un po' di più con gli esterni che effettivamente no, non erano insomma sti fulmini di guerra, sono bravissimi, però ce lo potevamo permettere evidentemente. Il centrocampo mi è piaciuto molto, Bacic è stato puntuale, si è inserito, ha tentato il tiro da fuori, comunque un giocatore molto fisico, quindi la scelta di Sarri è stata una grandissima scelta, ha deciso di improntare un primo tempo sulla fisicità, con Basic e Milinkovic, giustamente, anche perché trovandosi e qui mi riaggancio a Marco di Mille Bandiere, trovandosi tre colossi difensivi, forse era bene tentare prima con la fisicità e poi nel secondo tempo inserire un Luis Alberto che potesse anche trovarsi agevolato dalla stanchezza fisica degli interisti e quindi poter dare sfogo al suo piede magico, tra virgolette. Bene Milinkovic, i primi minuti, primo tempo un po' timoroso, secondo me. Secondo tempo invece dal rigore in poi ha ritrovato grandi motivazioni e poi alla fine è emerso come al solito con il suo quinto gol all'Inter. Leiva ha fatto il suo, è un po' insomma fuori dai radar, ma è un po' il suo mestiere rimanere fuori dai radar, quindi niente di sorprendente.
Felipe Anderson, che sarà secondo me il migliore in campo, ha fatto una partita meravigliosa secondo me, perché in fase difensiva l'ho visto fare un po' il Gattuso della situazione, ringhiando appresso a chiunque, e in fase offensiva comunque maggior parte degli spunti sono arrivati da lui. Pedro bene, una partita onesta, come al solito non ha sbagliato niente, si è mosso intelligentemente, sia a livello tattico che fisico proprio, di gestione delle energie, e Immobile il nostro capitano che si è mostrato bravo ad aiutare la squadra fino alla nostra tre quarti addirittura e a pressare quando ce n'era bisogno. Inoltre anche tecnicamente ha dimostrato nuovamente le sue qualità quando su un paio di palle alte da una cinquantina di metri di distanza è stato abilissimo negli stop a seguire e nella gestione della palla, senza contare che il gol di Felipe Anderson è venuto da uno dei suoi classici tiri a incrociare che poi Handanovic ha respinto. I subentrati tutti bene, e poi vabbè, vedrete i voti a fine video. Volevo solo fare una parentesi su quanto questa partita sia stata vinta dal mister, dal nostro mister Sarri, perché ha fatto una gestione anche dei cambi, una gestione delle energie impeccabile. Impeccabile perché per l'appunto ha improntato la partita inizialmente sulla fisicità, che era l'unico modo per potersi trovare davanti alla porta, molto spesso. Infatti, due buone o grandi occasioni ce le ha avute Basic, soprattutto. E poi al secondo tempo, anche forte di una, secondo me, sicurezza del fatto che Inzaghi avrebbe inserito di lì a poco, giocatori già stanchi come Correa e Vecino. E poi a seguire Lautaro e Calhanoglu ha improntato la partita un po' più sulla tecnica, se vogliamo, ovvero ha lasciato Luis Alberto e Milinkovic, coppia insomma inamovibile di centrocampo, a fare quello che sanno fare meglio. E da lì il gioco è diventato molto più fluido e c'è stato un possesso palla a parte molto più divertente, ma anche molto più funzionale. Senza contare che Luis Alberto poi ha fatto un assist al bacio su punizione. L'ingresso di Luis Alberto ieri, secondo me, ha dimostrato nuovamente quanto avere una seconda linea, tra virgolette, come Basic col quale potersi alternare possa tirargli fuori il meglio, e credo che questo Sarri lo abbia capito e lo farà sempre più spesso questo gioco, anche in vista dell'Europa League di giovedì e dei prossimi giorni. E niente, volevo solo dire questo. Io vi lascio i social prima di darvi i voti. Migliore in campo per me è Felipe Anderson, anche se Luis Felipe lo meriterebbe, però Felipe Anderson anche insomma siglato non ho capito la sua ammonizione onestamente, perché Felipe Anderson non ha fatto altro che alzare le mani per tutto il tempo aspettando di essere preso a schiaffi da qualcuno ieri, quindi forse è stato ammonito perché non si è fatto dare un ceffone, probabilmente, non lo so. E basta. Lazio Fan Shop, come sempre, ci dà il 10% di sconto sui materiali ufficiali della SS Lazio, trovate tutto a schermata, ecco i voti, fatemi sapere la vostra, ci vediamo per l'Europa League. Forza Lazio e forza Aquile, ragazzi.